sto arrivando. Che fame. No. Ho appena temperato le mie fauci e sto per degustare qualche bel neonato di Cristiano. No, no, forse no, aspetta. Carote! Così sembra un po' troppo cattivo, aspetta. Sto arrivando. Sì. Ho appena temperato le mie fauci. Bravo. Ed ora assaggerò qualche bel anziano. Anziano, no, figa. Sai cos'è, Carote? Dimmi, Satana. Minchia, che voce che c'hai oggi? Hai visto il mal di gola? Senti, sono un po' depresso. Ancora? Ma perché, Satana? Ma perché, insomma, stavo pensando che minchia, io faccio sempre la parte del cattivo. E poi vedi, alla fine non mi caga nessuno. Sembra un po' come quelli dello Zodi 105, capito? Abusa, non tutte le ciambelle riescono con il buco. Io mi sento un po' così mollato da parte. Allora ho pensato una roba. Dimmi, Satana. E se chiamassimo dei cristiani a caso? E ci prometto anch'io che ci faccio i regali quest'anno? Sì, che bella idea, ci riporto io con Pumperalò, E basta, cazzo, tutti quanti che chiamano il Babbo Natale si calano il camino. No, no! Io apro una voragine, ci lascio il regalo e poi me ne vado. Che bello. E faccio anch'io tanti regali a tanti bei bambini. Certo. Dai. Sì, che bello, che bello. Mi piace proprio questo programma. Lo faccio pesare. Posso venire pure io. Ascolta, io faccio Babbo Demonio. Ma tu te ne stai a casa a preparare come gli elfi i regali. No. E mi devi prestare anche la barca e la faccio trainare da, facciamo, 15 capretti. Povero Caronte. Pronto? Buon Natale a te! Buonasera, sono Babbo Demonio. Chi è, mo? Che bello, lei mi sorride. Vuol dire che anche lei ha apprezzato la mia iniziativa. Salve, senta, sono Satana, però lei non mi sbatta sul telefono, le spiego. Siccome tutti gli anni tutti mi criticano e lui è cattivo e lui vive negli inferi in mezzo allo zolfo, al fuoco, eccetera, ho pensato di cambiare tutto quanto. Bravo! Io da quest'anno divento buono. Ciao. Pronto? Non trattare così, Babbo Demonio. Pronto? Poverino. Pronto? Pronto? Oh, rieccoci. Comunque resta che io sono il demonio, non è che mi puoi trattare come ti pare piace, eh? Vabbè, ma tanto, ho fatto già l'antipatti col demonio. Come, però scusa? Non ho tempo, quindi o mi dici chi sei... Hai fatto un patto con me, eh? Aspetta che controlli in archivio, come ti chiami? Ma guarda, ti attacco, eh? Hai paura di me? Ma dai! 2-1, ciao. Pronto? Porca puttana, uno c'ha le belle iniziative e ti sbattono il telefono in faccia. Ma perché non sono credibile? Bisogna fare dei manifesti murali. Far come 105, va, che ha fatto la campagna sui taxi. Ma perché io non ci sto con coppa a campagna, Satana? Sei come Fabio Lisei. Pronto? Sì, pronto? Sì? Sì, buon Natale, salve. Sono Babbo Demonio. Ma come? Chi parla? Babbo Demonio. Molto piacere. Salve. Senta, è un'iniziativa un po' nuova di noi, insomma, degli inferi, capisci? Siamo stufi di essere maltrattati, visti sempre come il male. E allora quest'anno andiamo a sostituire il vecchio Babbo Natale, rompipalle con le rene e la slitta. Sì, non interessa, grazie. No, le spiego. Lei mi scrive una letterina e io ci porto, grazie, quello che vuole. Sì. Va bene, arrivederci. Perché vuole farmi incazzare allora? Lo vede che lei... Sì, è meglio, no? Lei mi sta facendo tirar fuori il male, io voglio essere buono, capito? Ma mica tanto, no? Dai, caro, dimmi cosa vuoi per Natale che te lo porto. Forza, sciogli la lingua, via. Sì, sciogli le trecce ai cavalli. Sì, sì. Minchia, non c'è un cazzo di fantasia, ma la fai scendere tutta. Io ho le iniziative carine, ma così. Sì. Dimmi, non so, voglio una bella figa, voglio un Ferrari Modena, voglio, cazzo ne so, io una Lamborghini Diablo. Così stiamo in tema. Aspetta un momento, eh. Sì, caro. Che cazzo di musica sta ascoltando? Cos'è, ha attaccato la macchina? No. È in dialisi, mi scusi? No. Ma pronto? Ma poverino! Pronto? Jingle bell, jingle all the way. Auguri, signora! Signora? Ma c'è aperto a me che vai! Come? Pronto? Sono il demonio, signora, sono venuto a prenderla. Pronto?
Richiamami sta psicopatica. Ma chi è? C'è basta me chi è? Sì, sono il demonio, signora. Volevo avvisarla che stasera la passo a prendere. Capito? Sì. Il demonio. Ah, io non conosco nessuno. Come? Io non conosco nessuno. Cos'ha in bocca, signora? Mi scusi, tolga quel... Cos'ha? Un cane, un gatto? Pronto? Ma come? Signora, lei sta come i pupazzi del Muppet Show. Pronto? Tanti auguri, signora, salve, sono Babbo Demonio. Eh? Sono Babbo Demonio. Chi è Babbo? Babbo, c'è Babbo Natale e Babbo Demonio. Ah, dica. Senta, siccome abbiamo iniziato questa bella iniziativa qua negli inferi, vogliamo sapere che regalo vuole per Natale. Ma chi è lei? Babbo Demonio. Ah, come Babbo Demonio? Sa che c'è Babbo Natale, ma ormai è antico, quello con la barba bianca. Che è una pubblicità, che è? No, che pubblicità, signora, sono il diavolo, sono Satana. Uh-huh. Sì. Uh-huh. E niente, abbiamo pensato qua giù negli inferi, siccome ultimamente non andiamo molto di moda, abbiamo pensato di cambiare un po' l'immagine, capito? Quindi abbiamo pensato, perché non fare come Babbo Natale ma in chiave un po' più moderna e portare anche noi doni ai cari bambini, capisci? Ah, ecco, c'ha ragione. Capisci? È vero, scusi, lei cosa pensa? Se le dico Babbo Natale dice, ah, il ciccione anziano. Ho capito. Però che palle. Certo, di levare il presepio, che ragione. Basta fare gli alberi di Natale. Ma sto presepio è proprio astufato. Sì, bisogna impiccare siamo qualche nel cristiano. 2000, stiamo. Pensi che bello, signore, in casa sua, al posto dell'albero del presepe, lei impicca tipo quattro cristiani. Ma no! In nome di Satana, bellissimo, no? Bello sì, ma come no? Chi dice di no? Oppure... Non è bello, sto presepio è proprio stufato. È una cosa antica. Magari non so, noi le consegniamo quattro capretti, le li sgozza in mezzo alla sala e poi ci appende le palline di Natale. Ho capito. Cosa vuole per Natale, signora? Vita eterna, cosa le posso portare? La vita eterna? Sì, vuole la vita eterna? Come la vita eterna? Io le posso dare vita eterna, signora, sono il demonio. Ah, è vero. Cosa vuole? Vita eterna? Vuole finire nel girone dei lussuriosi? Sì. Hai visto che brava? Il numero l'ha preso sull'elenco? Di che? E il numero? No, qua noi abbiamo un sistema un po' diverso qua negli inferi. Sì, non abbiamo proprio internet. Ho capito. Abbiamo le pagine rosse, capito? Ho capito. Sono quelle in fiamme. Sì. Senta, signora, come la vede allora sta iniziativa? È contenta? Sì, come no, altro che. Me la scrivo una bella letterina? Me la scrivo una bella letterina? Sì. Cosa mi scrive nella letterina, signora? Signora, di sulle giostre. Che facciamo? Andiamo sulle giostre, signora. Sì. Senta, allora io le mando un contrattino. Ha ragione, sto presepe, i crocifissi, ma che sarebbe? Certo, signora. Crocifissi, presepi. Lei sta un po' come i pupazzi, signora. È meglio mettere un Babbo Natale, un cappuccetto rosso. Signora. Il bambino gli dà più allegria, no? Oppure un bel Satana piccolino. Ecco, piccolo piccolo. Che lei magari lo so. Demonio, piccolo piccolo piccolo, quanto è carino. Lei ci schiaccia le corna e fuoriesce una bella fiammata di 6 metri. Altro che Gesù bambino e crocifissi, sì. Babbo Natale. No, piccolo piccolo piccolo, vero? Oh yeah! Certo, sì signora. Pronto? No. Signora! È morta. Oh, è caduta la linea, porca no. Questa stava veramente come le betulle, sai?